Buongiorno a tutti, cari amici, benvenuti a questo nuovo momento di condivisione della parola di Dio. Nel Vangelo di questa domenica, del tempo ordinario, il Signore ci ricorda che il Regno dei Cieli è come un piccolo granello di senape, il quale viene seminato e poi produce, da che il piccolo produce una grande pianta. Pensando a queste parole del Signore, mi sono chiesto dove siano le tracce della presenza di Dio. Se ci guardiamo infatti attorno, nella realtà, nella vita in cui viviamo, a volte è difficile scorgere questa presenza del Signore. Però lui attraverso lo Spirito Santo, sapete, ci invita a guardare con attenzione alla realtà. Se guardiamo ad esempio verso la Chiesa come istituzione, verso i sacerdoti, allora alcune volte ci può sembrare magari che la Chiesa, i cui sacerdoti si siano allontanati da lui, perché magari per gli scandali, per il cattivo esempio. Però pensando ai sacerdoti invece che ho incontrato nella mia vita, a tanti sacerdoti che mi hanno formato, pensando a un sacerdote molto anziano, il quale indossò per tutta la sua buona parte del suo ministero, indossò sempre la stessa tonaca. E proprio per indicare la sua umiltà, la sua semplicità, insieme anche al sacerdote di questa chiesa, altri, con la loro testimonianza, la loro fedeltà, la vocazione, mostrano come siano una traccia viva della presenza di Dio nella chiesa. Se continuo poi a guardarmi intorno, allora posso poi scorgere ancora la presenza di Dio in coloro i quali scelgono di sposarsi e di stare insieme per tanto tempo. Proprio oggi devo incontrare una coppia che festeggia i 50 anni di matrimonio e quando mi è stato chiesto di benedire queste nozze, questo anniversario, allora sono stato felicissimo. Perché ho pensato che questo è il segno concreto della traccia di Dio, in un periodo in cui molti ragazzi temono, hanno paura di sposarsi, proprio perché rappresenta una scelta impegnativa. Allora l'esempio di questi sposi, dei vostri genitori, di tanti altri, ci mostra come la grazia di Dio realmente opera e agisce. Quindi non scoraggiatevi mai se vi sembra che nella realtà che vi è vicino Dio non sia presente, che la realtà si sia allontanata da Dio, perché se guardate con attenzione potete cogliere le tracce della sua presenza. Sia lodato Gesù Cristo.